Il primo giorno sembra interessante, è una sensazione, non ho ancora i dati, però facendo anche confronto con l'anno precedente, decisamente gli stand sono più ricchi di persone e questo è un primo elemento di differenziazione rispetto all'anno scorso, dove abbiamo visto invece una folla estremamente numerosa nel secondo giorno, mentre dovevamo, a mio avviso, rivedere l'organizzazione proprio nella prima giornata, che normalmente proprio perché l'apertura può avere un pubblico più limitato. Invece la sensazione è estremamente positiva, di crescita, gli stand sono direi moderatamente pieni di gente e anche dialogando con altre aziende del settore o con colleghi, mi sembra che ci sia una soddisfazione e questo è estremamente importante. Un altro elemento positivo mi sembra non solo aziende produttrici, ma ho visto anche dei distributori di materiale elettrico, è una sorpresa positiva anche per loro la fiera, come anche poi dei partner, integratori o via dicendo, che rappresentano a mio avviso proprio il contesto di filiera. Forse manca il cliente finale, ma perché no? Questo potrebbe essere un elemento propositivo per il futuro, auspico sempre di successo di questa fiera. È un concetto per me importante, la fabbrica flessibile, che è un elemento di quello che poi porterà a una fabbrica intelligente. Ho fatto alcuni esempi molto banali, se pensiamo alle automobili, ma vorrei dire anche un bicchiere di vetro rispetto a un prodotto alimentare come la pasta. E se verifichiamo così, semplicemente un confronto con 20 anni fa, la limitata quantità di tipologie di prodotti, e mentre oggi lei ha una svariata gamma di macchine, di colori, di interni, ma lo stesso bicchiere di vetro non è più solo un elemento unico, ma si presenta in sfaccettature completamente diverse. Pensi anche ai piatti, ad esempio, non solo legati alla Nouvelle Cuisine. Ma dato che siamo a Parma, e io ho citato l'esempio di un'azienda molto nota, Barilla, e se pensiamo invece a quante tipologie di pasta oggi ci sono, cosa vuol dire questo? Vuol dire che lei ha bisogno di linee di produzione estremamente flessibili, che possano rapidamente essere, non vorrei dire riprogrammate, ma rimodellate a seconda poi delle esigenze del cliente finale. Quindi il cliente finale, anche in un momento di crisi come oggi, l'utente finale ha bisogno sempre di prodotti customizzati, secondo il proprio desiderio, secondo la propria necessità. E conseguentemente ogni processo produttivo, fabbrica che sia continua o ovviamente di industria manifatturiera, ha la necessità di adeguarsi rapidamente alle esigenze del mercato, agli ordini che provengono dal mercato. Quindi flessibilità vuol dire questo, e per avere una fabbrica così flessibile lei ha bisogno anche dell'automazione che consenta la rapida riadeguamento della linea di produzione per ottenere quel prodotto capito. Ecco, quindi flessibilità, velocità di adeguamento della produzione e soprattutto, e qui arriva il concetto di fabbrica intelligente, il legame tra la richiesta del mercato, inteso come ordini, e la facile adattabilità sia dell'aspetto di design, quindi di ufficio tecnico, per rapidamente, considerando un rapido time to market, riuscire a rimodellare, esagero il concetto, la fabbrica a seconda delle esigenze poi della clientela finale. E l'automazione, ribadisco, ne è un elemento fondamentale perché senza questa flessibilità data dai prodotti e dai sistemi facenti parte del concetto di automazione, questa esigenza diventa impossibile da portare a compimento.